video, il teatro, possono essere uno strumento utile per la lotta al bullismo? Il teatro dell'oppresso è un metodo che usa l'azione scenica come mezzo di conoscenza e trasformazione della realtà. È un teatro che rende attivo il pubblico, che entra letteralmente nel conflitto della scena sostituendo l'attore, sperimentando emozioni e proponendo soluzioni e finali alternativi per lo spettacolo. Attraverso il teatro dell'oppresso, i ragazzi, siano attori o spettatori, riscoprono la propria personale teatralità e la condividono con i compagni. È un teatro dove tutti possono essere protagonisti dell'azione scenica, affinché lo siano anche nella vita. Uno dei punti forza di questo progetto è stato proprio il fatto di aver utilizzato per la creazione del modello un video. Collaborare alla realizzazione di un video come attore o come aiuto regista è stato per i ragazzi una cosa molto entusiasmante. Il video piace. Arriva, rimane. I ragazzi hanno visto il video, si sono identificati con la situazione e poi si sono sostituiti agli attori. Abbiamo con i ragazzi rielaborato parte della sceneggiatura e in funzione proprio dell'evento finale. La realizzazione del teatro invisibile si fa in un ambiente non protetto, si fa in una piazza, si fa in un treno, in un bar, in un posto pubblico dove ad assistervi ci sono delle persone a caso, non ci sono degli spettatori consapevoli. Per questo che benché la scena, diciamo, di teatro durata pochissimo, le prove invece sono state lunghe e intense. Siamo partiti da sempre un'introduzione al tema, alla scrittura della storia. Questo branco di ragazze ride di lei e la prende in giro insultandola. Iniziano ad alzare la voce. La ragazza, nonostante sia piena di rabbia, non riesce a difendersi a causa della troppa fragilità. Sind fast feines, nicht nur im Knast, nein, ich meine auch sonst vorm Spiegel vor allem, wenn du dich selbst bewundest, ist, beneidest, ist, verteidigst du, selbst entscheidest über die Masse deiner Muskeln beim Pumpen. Und wenn jemand dich umkommt, ist ganz leicht, meist reicht ein kleines Anzeichen, ein kleines Zucken deines Blitzes, und es ist klar, dass das kein letztes Spiel ist. Bei den meisten wäre klein Anblick, grundlegenden Respekt, und wegen eben diesem Effekt hast du es nicht mit dem viel zu reden gecheckt, dich ziemlich zurück, aber nicht aus Angst, hey, ich mach dir jetzt klar, wer hier der Champ ist. Ich bin mir nicht da, ich geb dir die wirklich voll, das heißt, weil ich bin so heiß wie Taubzonen. Ich wisch mir den Schweiß vom Leib. Zeig mich deine Muckis, komm, steck sie weg, ey. Ich pfeife auf Bizeps und Trizeps, alles Standard. Nur die Brustmuskeln zählen auf der Hantelbank. Alle nicht nur meine Bekannten haben sich schon angefasst. Glaub mir, sie haben dafür angestanden. Tja, nur du darfst nicht, du Unästhet, du Brutale, du Macho, du Macker bist umgelegt. Alter, ich box dich mit meinen Brustmuskeln. Rechter Arm, linker Arm, jetzt kommst du ins Traum. Vergiss dein Kung Fu, Tapete und der Bose Wolf machen Brustmuskel-Dance. Du hast keine Chance, auch nicht, wenn du Elefantenkrieger bist. Brustmuskel-Dance.
zuck, dance, Brustmuskel dance, ah, Brustmuskel dance, zuck, zuck, dance, Brustmuskel dance, ah, Brustmuskel dance, zuck, zuck, dance, Brustmuskel dance, ah, Brustmuskel dance, zuck, zuck, dance, Brustmuskel dance. Das ist der Brustmuskeltanz. Nome? Giada. Età? 15. Scuola? Guido Marcelli Fogliano. Come ti sei sentito dopo aver visto che non hanno reazioni la gente? Mi sono sentito molto scoraggiato. Non me l'aspettavo così. Allora, nella prima scena c'erano due persone che sono intervenute e poi quella dove sono rimasta male è stata la seconda scena. Non è normale. Così. Se era una situazione in cui potevo intervenire, intervenivo, se no cercavo aiuto da qualcuno. E come ti sei sentita, che eri la vittima? E niente, arrabbiata, perché tanto io le stavo prendendo e nessuno ha fatto niente, stavano lì a guardare, basta. È stata un'esperienza formativa e interessante che ci ha fatto comprendere la reazione delle persone. Abbiamo capito da una parte l'indifferenza della società, mentre dall'altra abbiamo trovato attenzione e affermare la gravità della scenetta che abbiamo rappresentato, che era di una forte violenza fisica e morale. E il progetto è stato molto bello e spero che abbia una continuità anche nei prossimi anni. Per superare il bullismo è necessario schierarsi, sempre. La neutralità favorisce l'oppressore, mai la vittima. La popolarità, l'ammirazione e il rispetto del gruppo per il bullo sono conseguenze della paura e illudono un bullo di essere un leader, di essere stimato. In realtà il bullo, finché si comporta da bullo, non può avere le qualità di un leader, quali l'empatia, la capacità di coinvolgere e di risolvere conflitti. Chi stimi non può essere il bullo.